Buona serata e ben ritrovati a Dopocena. Questa sera parleremo del canto in tutte le sue espressioni e lo facciamo con i nostri ospiti che sono qui sul nostro divanetto rosso. Davide Di Gregorio, ciao. Arrangiatore, maestro, compositore, direttore della scuola Pianeta Musica, ma lo facciamo anche con Monica Grassi, che è una cantautrice e un'insegnante di canto proprio della stessa scuola. Allora, siete qui oggi per raccontare appunto di una scuola di canto e non solo, che è a Pesaro, una grandissima realtà che in questi anni ha formato tanti talenti. Prima di parlare della scuola e dei corsi vorrei parlare un po' di te, Davide, perché quando ho letto il tuo curriculum sono svenuta dalle tantissime cose che hai fatto. Andiamo con ordine. Ti sei diplomato al Conservatorio Rossini in flauto. Sì. Hai studiato composizione, arrangiamento e direzione d'orchestra, no? Nella sì. tua carriera musicale. E tante esperienze chiaramente in varie orchestre. Io vorrei che partissi raccontandoci della tua esperienza nell'orchestra di Peppe Vessicchio. Ah, molto bene, è un bellissimo ricordo, e anche perché sono molto affezionato al maestro Peppe. E, iniziai con lui nel 95 per caso e avevo appena finito la tournée con Paolo Conte. Mi chiamarono per questo programma con Mike Bongiorno, si chiamava Viva Napoli, e da lì iniziai questo percorso con Peppe che durò fino al 98, e perché dopodiché sono stato chiamato da Demo Morselli a fare fino al 2002 Buona Domenica, Costanzo Show, eccetera. Però ecco, con Peppe siamo sempre rimasti in contatto. Abbiamo collaborato anche negli ultimi anni di Io Canto, io come arrangiatore, anche se c'era il maestro Picca a dirigere, è comunque il maestro Vessicchio che ha l'appalto di questi lavori. E ci sentiamo molto spesso e comunque in quei 3 o 4 anni abbiamo lavorato in tantissimi programmi televisivi. Sì, infatti ho visto Buona Domenica, Viva Napoli, 30 ore per la sì, vita. Sì. Ma come funziona? Cioè, un musicista come viene scelto da un'orchestra di questo genere? Ma all'inizio tra di noi, ad esempio tra i ballerini ci sono delle audizioni, no? Sì. Da noi non ci sono vere e proprie audizioni, di solito è un passaparola. È chiaro che il mio nome è stato fatto proprio da un mio amico, sassofonista, che poi ho ritrovato con Demo. E lui in quel momento non poteva, partiva in tournée con Cutugno, ha fatto il mio nome. Poi è chiaro che se non vai bene, non sei all'altezza della situazione, rimani a casa dopo 2 giorni. Se invece poi sei in grado di... ci rimani anche per sempre, se vuoi. Sì, di solito è un passaparola. Cioè, chiaramente se io faccio il nome di una persona, ritengo che sia all'altezza, certo, di poterlo sì. fare. E deve essere attendibile. È così che funziona. Insomma. Poi tantissime collaborazioni con artisti molto importanti, hai citato prima Paolo Conte, ma anche Zucchero, Gloria Gaynor, e sì. in questo caso lo stesso, hai seguito proprio le loro tournée? Sì, sì, ho fatto con Paolo Conte 4 anni e mezzo di tournée, abbiamo fatto 4 dischi. E c'è anche mio fratello alla batteria, e tuttora è lì dal 90, perciò sono 23 anni che con Daniele Conte. Suona la batteria con Paolo Conte. E, ad esempio con Zucchero è stato fatto il mio nome dal sassofonista che io poi sono andato a sostituire, e con Gloria Gaynor invece mi hanno chiamato per formare proprio la band e siamo stati 7 anni in tournée con lei. 7 anni in tournée con Gloria sì, Gaynor? Sì, wow, dal 96, un giro per il mondo praticamente. Sì, dal 96 al 2002, 6 anni sì. Ecco, come sono questi artisti? Visto che tu li hai vissuti, sai, quando si fanno le tournée si sta molto insieme agli artisti, no? State tutti insieme, è una grande carovana che si sposta. Sì. Com'è vivere, come sono questi artisti? Hanno delle caratteristiche che comunque li accomuna, perché adesso non posso raccontare tutte le cose, anche un po' personali, però... allora, innanzitutto con Gloria Gaynor non c'è stato un vero rapporto. In quei 6-7 anni
insomma, lei non si integrava molto con la band, era una persona un pochettino fredda, non ho dei bellissimi ricordi. Una grande cantante, interprete eccezionale, ha fatto la storia certo, del pop degli anni 70, ma a livello umano non mi fa impazzire. E Paolo Conte è una persona di una sensibilità incredibile, una cultura musicale. È stato in concerto poi a San Marino. San Marino, ultimamente, il 30 luglio, sì, sono andato. E Zucchero stesso, una persona molto particolare. Chiaramente vivono il loro momento e gli artisti tutti hanno una grande paura del successo, che possa finire prima o poi, e che i brani non possano piacere, e hanno paura di muoversi, perciò comunque anche noi nel nostro piccolo, però tutti abbiamo molta paura di quello che potrà essere il domani, insomma. Certo. Perché non dipende sempre da noi, dipende anche dal pubblico. Dal periodo storico, esatto, dalle produzioni, dai soldi che si investe, no? Si investono in queste attività. Poi hai avuto anche a che fare con Bocelli, con il grande Bocelli. E prima di raccontare questa esperienza andiamo a vedere il video di questo concerto. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio. Sarebbe bello vederlo tutto questo concerto, era un periodo bellissimo per te, Davide, eri proprio in pole position sul palco vicino a Bocelli, raccontaci un po'. Ma è stata una grande emozione, anche perché come produttori qua c'erano David Foster, che è uno dei più grandi produttori mondiali, di Celine Dion, tutti i più grandi cantanti, e poi c'era Caterina Caselli, perché lui ha contratto con Caterina. E insomma c'era una grande tensione, c'erano i migliori musicisti alle spalle, Greg Bisonetta alla batteria, eccetera eccetera, perciò è stata veramente, poi venivo da un periodo molto particolarmente intenso, ricordo quei giorni, lavoravo a Notti sul Ghiaccio per Rai 1, dove appunto anche Monica era cantante, è stata cantante, Ballando con le Stelle, perciò, e stavo facendo un musical con Vittorio Matteucci e c'era anche Monica come,
cantante e faceva Anita. Poi dopo andremo Anita. A conoscere anche sì. Monica. Intanto vorrei parlare della scuola Pianeta Musica che si trova a Pesaro. Perché hai deciso di investire su questa piccola città? Tu che hai vissuto tutti questi concerti in giro per l'Italia, per il mondo, perché l'idea potevi aprirla a Roma, a Milano, certo. a Bologna? E invece hai voluto investire, hai voluto dare una possibilità ai pesaresi, a quelli della provincia, di avere delle competenze a livello professionale. Allora, la scuola è nata nel 93, perciò sono 20 anni quest'anno, e prima ad Urbino, poi dal 2002 a Pesaro. Ma anche egoisticamente, devo dire, perché io ho la mia famiglia qua, è chiaro che il mio lavoro mi porta a girare per il mondo, ma io ho voglia di stare a casa mia. E anche in futuro, perché qui gli anni avanzano, sì. E voglio avere comunque una situazione, una posizione anche insomma stabile qua. Continuo a fare tutti i miei lavori e arrangiamenti dal mio studio, ma la scuola è sempre stata un'attività di base che mi ha sempre dato questa possibilità anche di tranquillità futura, no? Comunque sia, ho investito a Pesaro perché Pesaro è una realtà molto, molto, molto fiorente, funziona. Le persone contribuiscono e sono interessate, mi danno soddisfazione. Io cerco di portare tutto quello che, tra virgolette, si può trovare in una grande città come Milano o Roma, cerco di portarlo qua da noi, a Pesaro, Fano, perché ho tantissime conoscenze e vorrei sfruttarle. Giusto. A favore di chi ha le capacità, insomma. E tra i vari allievi della scuola c'è stata anche Monica, che chiaramente poi ha fatto tantissime esperienze in televisione, come raccontavi tu prima. Vuoi raccontarcene qualcuna, Monica? Sì, io intanto ringrazio il maestro Davide Di Gregorio, perché diciamo che è stato il primo innanzitutto a credere in me già da come... proprio da bambina, come piccola cantante, e ho cominciato a muovere i primi passi appunto nel mondo della musica con lui, e ho fatto da piccolina Canzoni sotto l'albero con Rita Dalla Chiesa, sì. Albano, Tira e molla, e ho continuato appunto a studiare nella scuola di Davide, e ho cominciato a scrivere pezzi con il maestro appunto. E ho fatto parecchi concorsi anche a livello internazionale, ne ho vinto uno importante, il premio Mia Martini, appunto con un pezzo, certo, molto importante, scritto insieme. E da lì ho cominciato a lavorare anche in televisione, proprio con Davide abbiamo fatto Notti sul ghiaccio, ho fatto I raccomandati nel 2006. Ecco, allora visto che parli di raccomandati, vediamo un estratto di quel momento. Che voce, Monica, complimenti davvero, grazie, mi è venuta grazie. La pelle d'oca, bella, bella l'esibizione, grazie. Bella presenza scenica anche, soprattutto è importante questo, perché molte scuole magari rimangono un po' chiuse a se stesse, cioè insegnano canto, tecnica vocale, eccetera, e poi i ragazzi non vanno mai su un palco, non hanno la possibilità di esibirsi, perché non è facile trovare questi palcoscenici. Certo. Quindi, insomma, grazie alla vostra scuola, Davide, e alle tue conoscenze, riesci veramente a portare i ragazzi a farsi conoscere. Sì, anche l'anno scorso appunto Valentina Valdelli, che è delle nostre parti,
è arrivata Ti lascio una canzone, ha spopolato, è stata veramente bravissima, è un talento puro, ma come lo era Monica da piccolina, cioè siamo a quei livelli lì, e infatti lei, e quest'anno c'è Jacopo Scavolini, un altro ragazzino della mia scuola che l'hanno preso Io canto, lo vedremo adesso nella prossima puntata. E, ecco, noi all'interno della scuola, e ci terrei un attimino a, così, a raccontare brevemente, oltre ai corsi normali, standard di canto, moderno, pop, abbiamo appunto comportamento scenico, abbiamo musicoterapia, abbiamo songwriting con grandi maestri, abbiamo, mi ricordo tutto, cos'è che abbiamo, Nick? Quest'anno avete introdotto anche corsi di rap e freestyle. Esatto, questa è la novità di quest'anno, rap e freestyle, perché ho visto che è una cosa che piace rap, molto. Sì. Piace il molto gospel. Il coro gospel, chiaramente. Da quest'anno ci sarà anche Monica Hill, una delle nuove insegnanti della scuola, che adesso è in tournée con Laura Pausini. E da noi questo è Jacopo che farà Io canto quest'anno. E con noi Monica curerà il lato di studio di un repertorio originale, perché anche quello non è facile, trovare le canzoni adatte per... E poi studierà, lavorerà molto sull'originalità dell'interpretazione e coro, chiaramente, cioè una grande corista come lei lavorerà su questo. E poi c'è una parte dedicata anche al musical? Sì. Giusto. Abbiamo la sezione musical da 3 anni a questa parte, e per adulti, ma da quest'anno anche proprio per bambini, dai 6 anni ai 12 anni, ed è un corso, adesso inizia proprio adesso ad ottobre, e molto molto carino, studiato appositamente, dove loro faranno danza, faranno recitazione, laboratorio teatrale e canto. Stiamo vedendo la foto di Morgan, perché tra le caratteristiche proprio della scuola Pianeta Musica c'è anche quella di ospitare, di fare arrivare proprio a Pesaro grandi personaggi della musica, Pitteri ad esempio, Morgan in questo caso, che cosa ha fatto? Allora, noi ogni anno invitiamo diversi personaggi per dare l'opportunità ai ragazzi di confrontarsi, di domandare, di curiosare persone che solitamente non riusciresti ad arrivare così facilmente, o comunque spenderesti veramente tanto per poterli incontrare in qualche altra occasione. Io cerco veramente di fare il possibile per chiamare amici. Quest'anno verrà anche Beppe Dati, che è stato un grande compositore, ha scritto Almeno tu nell'universo di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, ha scritto i brani più belli di Raff, di Masini, di Vallesi, gli ultimi di Laura Pausini, anche Tratta il mare. Perciò avere una persona come lui che ci racconta come nasce una canzone e ti insegna a scrivere testo, musica, non capita tutti i giorni, questo è veramente un luminare della... E soprattutto, ecco, ai miei tempi, magari quando ero più piccola, io bisognava sempre emigrare a Milano, a Roma, invece quando si ha la possibilità sotto casa di avere una scuola, comunque vedersi arrivare davvero tutti questi professionisti, sono occasioni da non perdere queste. I corsi quando iniziano, sono già iniziati una parte di corsi? Sì, allora noi in realtà quest'anno non ci siamo mai fermati, di solito ci fermiamo un mesetto da metà agosto a metà settembre. Ci sono stati allievi, vero Monica? Continuato a studiare, la passione, sì, no? Sì, sì, hanno sì. voluto continuare anche d'estate. E in realtà abbiamo iniziato il 16 di settembre, ma il grosso, il vero, da ottobre, chiaramente. Nel mese di ottobre. Il musical, tutti i corsi di songwriting, storia della musica, pop, da quest'anno ci sarà. Chiaramente questa è un'immagine dell'esame di solfeggio, ogni fine anno vediamo lì mio fratello, Daniele, quello lì, e facciamo gli esami. Ogni anno facciamo gli esami di passaggio di livello per verificare le proprie posizioni. Dov'è la sede di Pianeta Musica Pesaro? La sede è in via Fratti 153. In via Fratti. E per iscriversi bisogna venire o lì in sede oppure? Oppure telefonare o la... il sito. Oppure ecco, visitare il sito dove ci sono tutti i contatti. Lo dico io il sito? Sì.
Allora, il sito è www.scuoledicanto.com. Scuoledicanto.com. Sì. Dove trovare tutte le informazioni per poi anche visitare la scuola, che mi sembra anche molto bella, molto... Ecco, brevemente dico, vedi, c'è anche un palcoscenico. Noi una volta a settimana diamo la possibilità, con musicisti veri, non con le basi, di esibirsi col pubblico. Bello. Perciò loro fanno esercitazioni live, perciò si abituano a cantare di fronte a un pubblico, che insomma è fondamentale, ad esercitarsi con musicisti veri, e poi noi cerchiamo anche di... loro devono presentare il cantante che poi canterà dopo di loro, perciò iniziano anche a parlare un attimino, perché bisogna anche saper dialogare, no? Anche. Velocemente, invece, Monica, raccontaci un po', tu sei insegnante appunto nella scuola. Sì, io ho cominciato, diciamo, dal 2007 a seguire qualche corso e stage con dei maestri importanti come Vittorio Matteucci, che abbiamo citato prima, Luca Pitteri. Poi ho studiato un metodo americano, Steel Voice Craft, con Elisa Turlà. E dopodiché mi sono data, ecco, mi sono specializzata in canto moderno, ho preso l'abilitazione ad insegnare canto moderno in un percorso in cui, diciamo, uno degli insegnanti più importanti è il dottore foniatra Franco Fussi, che tra l'altro poi verrà anche nella scuola a breve. E Eleonora Bruni, Erika Biavati, altri insegnanti molto importanti, in cui stiamo facendo un percorso molto legato anche alla conoscenza proprio dell'organo vocale, della voce, delle corde vocali, del loro utilizzo, di anche come preservarle e la cura, proprio perché secondo me i professionisti appunto della voce, chi lavora con la voce, deve innanzitutto preservare la cosa più importante che ha, il suo strumento, voce. Conoscerlo soprattutto. Esattamente. Sì. Allora, bene, grazie di essere stati qui oggi a Dopo Cena, grazie di aver parlato della vostra scuola, appunto, Pianeta Musica. Mi è venuta voglia di cantare, anche a me, di salire su quel t'aspettiamo, palco. T'aspettiamo. Quindi vi verrò a trovare prossimamente. Io invece ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata.